Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è l'avventura di The Sandman non finisce qui. Netflix ha confermato che ci sarà una seconda stagione con nuovi episodi. Lo ha annunciato su Twitter la famosa piattaforma streaming, scrivendo che The Sandman 2 sarà la continuazione di quel mondo che si espanderà ulteriormente, anche se la trama e i dettagli ancora sono tenuti nascosti. La prima stagione ha creato un fandom numeroso e appassionato, ma ha attirato anche semplici curiosi che poi si sono affezionati ai personaggi e alla storia del Signore dei Sogni, della sua famiglia e delle sue avventure. Neil Gaiman sul futuro di The Sandman: è per me un incredibile piacere dire che, lavorando con Netflix e Warner Bros. Alana Imberg, David Goyer e io daremo vita ad altre storie di The Sandman. Ci sono alcune storie sorprendenti che aspettano Morpheus e il resto dei personaggi, per non parlare degli altri membri della Endless Family da incontrare. Nessuno sarà più felice di questo del cast e della troupe della serie, che sono i più grandi fan. È il momento di tornare al lavoro. Lucifero sta aspettando che Morfeo torni all'inferno, ha detto Gaiman, che ha sottolineato che è una serie molto costosa e solo il grande numero di spettatori della prima stagione ha convinto Netflix ad andare avanti. Fotogallery. The Sandman, L2R Tom Starry Just Dream, Martin Ford as Squatterbloat in episode 104 of The Sandman. CR. Courtesy of Netflix. Diritti d'autore 2022. The Sandman. Tom Starry Just Dream in episode 101 of The Sandman. CR. Courtesy of Netflix. Diritti d'autore 2022. Serie TV. The Sandman. Serie TV e film tratte dalle opere di Neil Gaiman. Fumettista, romanziere e sceneggiatore apprezzatissimo, Gaiman ha scritto opere fantasy con tanti riferimenti mitologici, diverse delle quali sono state adattate per il grande e piccolo schermo. Ecco quali vedere se vi piace The Sandman. Di cosa parla The Sandman? The Sandman, che vede Tom Sturridge nei panni del Re dei Sogni, insieme a Viviana Campong, Patton Oswalt, Gwendolyn Christie, Kirby Howell Baptiste, Kiora, Boyd Holbrook, Jenna Coleman e Mason Alexander, è stato un successo immediato quando ha debuttato per la maggior parte della sua prima stagione su Netflix il 5 agosto, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, rimanendo nella top 10 globale dello streamer per 7 settimane dopo la sua anteprima e detronizzando il grande successo Stranger Things dallo spot di streaming N1 di Nielsen. Un episodio aggiuntivo a sorpresa di The Sandman è stato successivamente rilasciato il 19 agosto, aumentando ulteriormente la popolarità della serie. I pregi di The Sandman. Nella sua recensione positiva della prima stagione, la critica televisiva di Variety Carolyn Franke ha scritto: la serie lavora duramente per distinguersi da quei tentativi di Netflix di rianimare le proprietà amate che invece le hanno appiattite. La cosa più notevole è che la stagione distribuisce il suo materiale con un approccio economico e una struttura narrativa intelligente. Questo è tutto per le notizie di oggi. Assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.